Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove mi vedrete un po' fuori campo, cioè sì, con la voce fuori campo, e un po' mi vedrete poi di persona, ma dopo. Allora, come potete notare dall'ambiente, a parte la carta igienica, che magari è meglio che la leviamo, che non è molto bella da vedersi. Allora, questo è il mio fantastico bagno, che mia mamma non vuole che riprendo, che dice che è brutta. Però questo è il mio bagno, ovviamente è piccolino, quindi non potrò fare grandi riprese. Allora, mi hanno chiesto alcune ragazze e alcuni ragazzi fare la shower routine, spero che si pronunci giusto. Ovvero, cosa faccio per farmi la doccia? Ovviamente la farò un po' diversa perché il bagno è molto piccolo, come potete notare. È piccolino, infatti la carta igienica ho dovuto metterla sopra. È piccolo, non può starci qua il ring perché ho già la power bank attaccata in modo che il video possa farlo. Se questo me lo chiedete sempre, è il bruciatore di incensi. Queste qua sono delle cartine di Eritrea, perché me lo chiedete tutti nel video e sono cartine di Eritrea. Allora, io inizio prima di tutto sistemando gli asciugamani. Allora, sì, ne ho tanti. Allora, ho questo qua che dovrebbe essere per il corpo, per i capelli, poi lo scioglierò. Momento, questo qua è quello che uso per il corpo e quest'altro è per il corpo, per avvolgermi, nel senso che questo qua mi avvolgo, questo mi asciugo e questo per i capelli. Poi vedrò, perché quello in microfibra lo uso più per i capelli perché rimane molto più bagnato, quindi per il corpo è meglio questo qua sotto, che l'ho preso da tutti all'IKEA, tranne questo qua che ho preso lì per corpo. Ovviamente mi piace il blu. Allora, metto prima gli asciugamani, li tengo sempre fuori perché purtroppo qua è scomodo, cioè non posso appenderli da nessuna parte, che qua ci sono tutti gli accavatoi dei miei, quindi li lascio stare qua. Io comunque preferisco tenerli qua, tanto poi esco, scendo. Voilà. Allora, la prima cosa che faccio è accendermi la mia bellissima candelina nuova, quella accendi gas, così non mi brucio nemmeno. Questa candelina fantastica la metto sempre ed è al talco, non fa grandi, eh. Ovviamente la metto qua per non dar fuoco alla casa, e poi, visto che siamo sempre in un bagno, accendo qualche cartina di Eritrea. Come le accendo? Le metto così, che sono quelle che uso anche. Qui faccio anche un po' di ASMR per chi piace. Praticamente faccio così. Adesso vi faccio sentire cosa fa. E bruciano subito. Poi la giro qua, tanto non vi bruciate, tranquilli. Ho solo una mano per quello, l'altra sto tenendo il telefono. Poi stessa cosa faccio con l'altra. Gli do una sbruciacchiata, poi faccio così e le lascio andare qua. Non, ovviamente non prende fuoco la casa, tanto le controllo. Anche se sono sotto la doccia, comunque la casa non va a fuoco. Anche perché questa candela ha autospegnimento, quando finisce la cera si spegne e queste si spengono da sole qua. Dopo aver fatto questa bellissima cosa che fa profumare l'ambiente, di solito metto la musica, però avendo il telefonino non la posso fare questa cosa, quindi non la farò. Adesso la cosa che andrò a fare, insieme alla mia power bank, è: allora, prima di tutto togliere la bacinella dalla vasca, che non serve a niente, l'appoggio sul bidet. Voi adesso vedrete cosa. Tiro giù la tavoletta del gabinetto perché non è molto elegante. Di solito qua ci metto il telefonino con la musica, con Netflix, quando faccio il bagno. Allora, andrò a prendere i prodotti. Io uso questo qua per i capelli, che appunto, ve li faccio vedere adesso perché dopo sarò nuda e morirò di freddo, quindi non vi farò vedere nulla. Allora, mi spiace per i ragazzi che si affrangeranno per questa cosa qua. Allora, questo qua è lo shampoo che uso, che è al melograno per i capelli colorati. Focus, magari aiutami. È sempre della Vital Care, li uso tutto della Vital Care. È enorme, come potete vedere. Questa è la mia spugnetta pesa e poi vado a prendermi la maschera. Allora, come maschera ho scelto questa qua perché devo finirla, che l'ho aperta al contrario, sempre della Vital Care al mango. E la metto qua sopra in alto perché sennò seccate, ciao. E quella lì è la mia maschera per i capelli, quello è il mio shampoo. E poi stavolta, focus, userò il mio scrub perché mia madre l'altro me l'ha buttato, perché ne era rimasto un po' qua, ma mi sa che l'ha buttato. Quindi andrò a prendere nel mio cassettino magico, sì, non guardate tutta la roba che c'è, è un campioncino perché quello grosso l'avevano finito di Lush, che si chiama Rub Rub Rub, Rub Rub Rub, focus. Non vuole oggi il focus, non vuole collaborare con me. È strano. Focus. Ecco. Gel doccia scrubs. Come si usa? Vabbè, si sa tutto. È uno scrub, ma questo comunque basta per tutto il corpo. Se no, ho anche la mia saponettina, però volevo provare questo che è un po' più forte, diciamo. E l'appoggio qua. Poi ho anche la mia saponetta, che però dovrei tagliarla, che è sepolta in mezzo, sì, questo è il mio cassetto, c'ho di tutto.
Questa qua è la mia saponetta della Lush che fa sempre da scrub, l'ho usata per tutta l'estate, però dovrei tagliarla perché appunto si taglia, perché non posso usarla tutta così con un paletto di burro. Quindi adesso vedrò se mi basta lo scrub, se no vedo un po'. Tanto c'ho, penso che potrei usare a posto della cosa questa qua, me l'ha regalata una mia amica. Certo, sono un genio, Sara. Userò questo qua, che mi deve ancora finire, che è sempre uno scrub. L'altra doccia sfogliante, una specie di scrubs che è piena d'acqua, e lo lascerò qua. Asciughiamoci anche le mani. Poi andrò a regolare l'acqua, che da me è una cosa specialissima. Mi faccio anche il water sound. Allora, bisogna aprire tutta l'acqua fredda, sì, lo so, e poi anche l'altra sembra fredda, ma invece è calda. E poi andare a aprire quella calda, che non so per quale motivo i miei stringono in maniera impressionante. Bene ragazzi, un secondo. Allora, intanto che l'acqua si regola, per modo di dire, tiriamo giù la mia bellissima tenda, che io odio a morte, ma purtroppo per non allagare il bagno dovremmo usarla, ed è questa fantastica tenda, che non è manco impermeabile, cioè si bagna, cioè non esce l'acqua ma si bagna, il mistero della vita. Poi andrò a prendere un asciugamano, perché il tappetino io non ce l'ho, quindi vi metto in position qua un secondo così vedete che... Metto il tappetino, più o meno. Metterò il tappetino, questo qua per terra, che è a dire un asciugamano. I miei mi odiano perché lo faccio, ma purtroppo devo farlo. Voilà. E ho messo il tappetino, che è vicino all'immondizia, molto bello. Il tappetino che poi è un asciugamano, che ho messo per terra. E niente, aspetto adesso che l'acqua si regoli. Tanto mi sfoglio, così poi non vedete niente. Allora, di solito io ho il mio portabiancherie personale. Purtroppo non posso girare la telecamera, quindi non mi posso nemmeno riprendere. Quindi, ovviamente non farò vedere il procedimento che mi insapona, eccetera, perché ripeto, si muore di freddo e già tanto si riesce ad entrare nella doccia. Vi farò vedere poi dopo direttamente il passaggio da quando finisco di fare la doccia. Tanto la cosa che farò è insaponarmi normalmente, perché tutti sapete come si insapona, farmi due shampoo. Con appunto quello che vedete qua, lo shampoo. Lo shampoo, mi farò lo scrub anche perché durerebbe 30 anni su video. Farmi lo scrub e la maschera, però dove ovviamente non mi pettinerò i capelli, preferisco di solito farmi lo shampoo a parte. Però visto che in questo caso i capelli mi fanno veramente cagare, sono un po' sporchi e da un po' che non li lavo, quindi li laverò. Anche se di solito li lavo nel lavandino perché è più pratico per sciacquarli tutto, se sì, c'è ancora quella cosa estiva. Vedete quante maschere ho? Di solito faccio qua, perché uso poi il pettine che è là dietro per districarle tutto. Nella doccia è un po' più complicato, però cercherò di fare quello che posso. Poi quando avrò finito appunto di fare tutto, mi spruzzerò prima di asciugarmi i capelli questo qua. Adesso ve lo faccio vedere, che è questo prodotto, che infatti poi lascerò qua, che sarà quello che utilizzerò con la mia spazzolina. Mia spazzola, che la lascio sempre qua, lascio qua il mio spazio, questo qua, e poi andrò a prendere poi il phon perché l'ho lasciato di là. Accenderò anche l'altra luce, perché ho un'altra luce nello specchio, che è questa qua, se solo una, l'altra è morta. Il ventilatore è spento perché ho un ventilatorino, perché il mio bagno, come potete notare, è cieco, ovvero non ha la finestra, altro motivo per cui si gela. Voi direte, ma se la finestra Sara è chiusa, non esiste, come fa ad avere freddo? Praticamente, essendo fatta tutta in marmo, come potete notare, la maggior parte del bagno è piccolo, rimane molto freddo. In estate però è bello, perché poi rimane comunque fresco in estate. E adesso invece in estate non è tanto bello. Però col phon poi si risolve tutto. Quindi ci vediamo direttamente dopo che ho finito di insaponarmi, di lavarmi tutto, e mi vedrete direttamente con l'accappatoio. E adesso spero che la mia maglia intanto non prenda fuoco e mi spoglio. Ci vediamo dopo qui qua, dopo la doccia. Scusate, il telefonino in mano, come riesco? Si vede ancora il segno della brontatura, nonostante abbia fatto due scrub praticamente. Si vede ancora, sì. Allora, ho tufolato i capelli qua, ma perdo tantissimo rosso, perché il primo lavaggio che faccio, forse il secondo, dopo la tinta, non il secondo, perché le mie sopracciglia si stanno piano piano, anche quelle tornando all'origine. Sì, ho dei brufoli, ho fatto anche una maschera sotto la doccia. Con lo scrub, ovviamente non ve l'ho fatto vedere perché non si poteva vedere. Adesso ho tirato la tenda, ho visto asciugare, perché come potete vedere è bagnata, non è totalmente chiusa perché sennò poi non passa aria. Allora adesso
Dovrò sbrinare il vetro. Allora, sono con il mio fantastico, vi faccio vedere che bello. Cosa? Adesso metterò l'infradito. Io porto sempre solo l'infradito. Sono col bellissimo asciugamanino, potete vederlo, molto bello, molto, molto figo. Tutto rigorosamente blu. Adesso devo purtroppo uscire perché mi sono dimenticata il fondo perché qua non ci stava. Adesso spegnerò anche la candelina. Può andare bene. Tolto anche la power bank, tanto adesso l'unica cosa che devo fare è andarmi a asciugare i capelli. Quindi lascio un secondo telefonino là, vado per me di corsa. Adesso mi asciugo solo un secondo i piedi perché voglio mettermi i piedi asciutti nella ciabatta. Allora, mi sono fatta la maschera per i capelli, quella al mango, ne ho tantissime altre, però ho aperto già quella al mango. Dopo un paio di, diciamo, di giorni inizia a seccarsi, c'ho paura che inizia a seccarsi anche se la chiudo, quindi diciamo che tendo a usare quella che ho aperto, perché si possono fare fino a due maschere, perché comunque le metto solo sulle lunghezze e le punte, anche se sono lunghi. Allora, finisco di asciugare i piedi, così non vedete la parte feticista, e ci vediamo dopo quando mi asciugo i capelli. Eccoci nel mio magico mondo del fondo. Tagliamo il fondo e mi asciugherò i capelli. Sono in questa posizione perfetta, è perfetta perché se mi casca giù l'asciugamano non vedete niente, perché si toglie. Come adesso. Allora, attacchiamo il fondo. Adesso mi asciugherò, tanto poi non vedete nulla. Asciugate sentire tutto con la mia madre. Dobbiamo asciugarci. Vai, vai a dormire. Se c'è quel cane. Poi non mi toglierò subito il turbante perché i capelli si devono asciugare dentro sta cosa qua. Non vedo un cavolo nello specchio, che è tutto appannato. Ho sbrigato il vetro, non si vedeva niente. Adesso devo un po' pulirlo. Ora tiro la penna. Ho tolto anche la tenda, ora mi posso rimettere la mia collanina, se ci entra. Tolgo solo questa perché è l'unica che ho in teoria che si può rovinare sotto la doccia o non pigliare perché è più lunga. Sotto lascio tutto il resto. Anche purtroppo l'elastico, che adesso è tutto pratico, devo asciugare quel fondo. Purtroppo questo lo so dimenticare. Ora vado solo per asciugare un secondo fondo. Sospetto che se poi i capelli si asciugano, se li asciugo subito col fondo si rovinano. Io lo dico come consiglio spassionato di non asciugare subito i capelli perché tendenzialmente non è buono, cioè mi vesto addirittura, poi mi asciugo, però essendo proprio freddo mi asciugo un po' prima stavolta. Adesso mi asciugo, ci vediamo dopo. Allora, un po' di tempo, così. Andiamo a tamponare un pochino. Si sfredda un po'. Ok, asciugamano, lo mettiamo a lavare, spruzziamo quello delle principessine, e con la mi metto dopo, spruzza sempre in giù, lo spruzziamo,
su quanto io uno spray che serve per proteggere i capelli dal sole, però anche esatta la natura dell'lucidità per i capelli morbidi come la seta è per aspetto sano, quindi si può usare anche dopo la doccia. Allora, dovevo pulire la spazzola, insomma, dovevo già pulirla prima, però vabbè, devo pulirla. Cioè, ok, pulita. Finalmente. Faccio un secondo la spazzola, che spazzola la mano lavata con i capelli, cioè, non proprio con lo shampoo, però ore dopo. Scusate, mi è caduto di nuovo sto capello asciugamano. Allora, pettiniamo i capelli. Mi sono pettinate prima, però le ripettino. Lasciare tutti i nodi. Ovviamente faccio solo video nel bagno, scusatemi. Allora, io la porto da questa parte. Ovviamente la farò molto blanda, anche dopo andrò a legarmi i capelli. Sì, lo so, è che è una contraddizione, ma per vestirmi avere i capelli sciolti è terribile. Devo scegliere tutti i nodi. Sono ancora bagnati, non so perché. E continuo ad asciugare. Grazie.
sacco di nomi. Sbagliato. Ancora. Lasciamo asciugare. Non so dove. Lasciamo asciugare qua. E prendo questo. Giusto l'astico morbido. Metto contro la teca, perché sono tutti asciutti. Sì. Poi mi è caduto di nuovo questo, mi è caduto. Che posso fare? Allora, metto poi tutti i capelli così. E con l'astico punto morbido vado a farmi la crocchia. Prima che sono su uno squadro, la faccio per la mia vestire. È morbido, quindi non rovino i capelli. Poi si bagno, vado in camera. E niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Poi andrò in camera per vestirmi, metterò una crema, però la tengo in camera perché mi cambio in camera, non mi cambio in bagno perché è molto molto piccolo. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate. E se avete una skincare routine, hair routine, non so come si dice, una shower routine, quelle cose lì, fatemi sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao, scrivetemi sotto ovviamente quando voi fate la doccia. Spero non lo dico, perché vestiti vado a. Ciao.